Come devo fare adesso poi? Ma Cristiano, facciamo sempre questa cosa qua. Però... Non c'hai voglia di fare matematica oggi, zero. Facciamo italiano perché ho un attimo da fare, bellezza. Dai, per favore, finiamo matematica. Finiamo prima matematica e poi ci prendiamo il tempo e facciamo italiano. Perché dobbiamo fare italiano? Perché volevo vedere se ho fatto le belle correzioni da italiano. Perché che cos'è che devi fare l'italiano? Non ho tempo, lo devo dare domani a scuola. Non possiamo finire matematica prima? No. Perché? Perché mi sa che è più importante quella. Fammelo vedere. È corto? Va bene, facciamo una pausa in matematica e stiamo sull'italiano. Lo vogliamo leggere? Sì. Ieri notte ho fatto un sogno. Ho sognato alcuni amici. C'erano Sofia, io, Yanni, Marcello e Azzurra. Ho sognato che io e Sofia eravamo aggiornati al campo sportivo. Stavamo parlando delle nostre cose. A un certo momento arriva Marcello. Poi, improvvisamente, il sogno cambia scena. Vedo Yanni e Azzurra che stanno parlando a sedere su una panchina ai giornetti della scuola materna. Azzurra le dice che vuole andare a mangiare la pizza a cena con lui. Ella risponde: non rompere, voglio andare a vedere la partita. O vieni con me o ti arrangio. Non me ne frega niente di andare a mangiare la pizza. Azzurra insiste per andare a mangiare la pizza e Yanni reagisce male, dandole uno schiaffo e spinge la via e si incammina verso il campo da calcio. Io lo rincorro, cercando di convincerla, ma lì se ne va, dito per la sua strada, non ascoltandola e non voltandosi neanche. Arrivati sul punto di vado, è stanco di sentirsi dietro Azzurra che parla a loro. Si gira e le dice basta. Hai rotto e inizia a spingerla più forte. In quel momento arriviamo io e Sofia, ma anche Marcello. Tutto il suo ponte arriviamo proprio nel momento in cui Yanni spinge Azzurra. Rimaniamo tutti stupiti, a bocca aperta. Sofia va da Yanni e gli dice di non comportarsi così, che non bisogna maltrattare la ragazza. E Yanni le risponde: non rompere anche te, non sono affari tuoi, stanne fuori, e la spinge via. Io e Marcello accorriamo a soccorrere le ragazze e diciamo a Yanni: cosa fai? Lasciale stare, devi rispettare le persone. Yanni li guarda, alza le spalle e se ne va via verso il campo da calcio. Noi Azzurra ci rimaniamo proprio male. Intanto Yanni arriva al campo da calcio e mentre guarda la partita si sente più in colpa per quello che ha fatto. Pensa perché si è comportato così. Dispiaciuto, decide quindi di tornare indietro e chiedere scusa a tutti, soprattutto ad Azzurra e Sofia. Quando Yanni arriva al ponte, dove siamo tutti ancora noi, è triste e dispiaciuto, ci chiese scusa a tutti, in particolare ad Azzurra e Sofia. Prende la mano di Azzurra e la guarda negli occhi, dicendole: scusa amore, sono un cretino, mi dispiace tantissimo. Giuro che non reagisco più così, cambierò, mi puoi dare un'altra possibilità? Ti prego, ti farò vedere che rispetterò le persone. Azzurra riflette qualche minuto e decide di dargli un'altra possibilità. Solo se cambia. Lui la ringrazia e si abbracciano. Anche noi, vedendo che Yanni era veramente dispiaciuto, li abbracciamo e decidiamo di perdonarlo. Dopo qualche mese, Yanni e Azzurra vanno ai giardinetti. Lui la tratta benissimo e la fa sentire come una principessa. Lei è contenta, si rende conto di quanto Yanni tenga a lei e di quanto è cambiato rispetto a qualche giorno. Dunque, pensa che
è possibile cambiare. Bravo Cristian, non hai fatto alcun errore, mi sembra una storia molto bella. È una storia tra persone, tra persone che devono imparare comunque a rispettarsi. Persone, in particolare una femmina, perché non, una femmina non è mica un oggetto. Mi piace come storia, secondo me la puoi proprio proporre così, grande. Sai cosa potresti fare anche? Un bel cortometraggio. Ci hai mai pensato? No. Beh, perché non lo facciamo? Va bene. Perché tanto tutto è possibile, no? È possibile anche creare altri modelli, è possibile anche cambiare. Sì, quindi facciamo vedere anche alla gente che una donna non è mica un oggetto. Grande. Fate 5. Grande.